Con lo spirito della grande squadra, il Bari ribalta il Gela e si porta a 5 punti dall'aritmetica festa per la promozione in Serie C, quando al termine del campionato mancano 5 giornate. La squadra di Cornacchini, sotto di un gol e di un uomo a fine primo tempo, agguanta e supera l'avversario nella ripresa, grazie ad un'autorete e al gol vittoria di Pasquale Iadaresta, con la resistenza nei 10 minuti finali in 9 contro 11. Nel 4-2-3-1 di Cornacchini c'è Neglia falso 9 con Caccioli al posto dell'acciaccato di Cesare. Dopo 10 minuti occasionissima per Neglia, Floriano, oggi in versione Giotto, imbecca il suo compagno di squadra che da posizione favorevole trova la deviazione decisiva in angolo di un difensore del Gela. Il Bari ci prova ancora in un paio di occasioni con Piovanello e Neglia, ma al minuto 34 subisce la doccia fredda. Aloisi aggancia Ragosta in area di rigore, penalty, seconda ammonizione per il difensore, biancorossi in 10. Lo stesso Ragosta non sbaglia con una conclusione centrale che spiazza Marfella. 2 minuti più tardi Sow si divora il raddoppio, l'ex Parma ruba palla a Mattera e prova a battere il portiere del Bari, ma la sua conclusione va a sbattere sul palo. Cornacchini nella ripresa passa al 4-3-2 con Neglia terzino e Iadaresta subentrato a Brienza centravanti e dopo 10 minuti trova il pari. Angolo di Floriano con la Vardera che interviene goffamente e spinge il pallone alle spalle di Castaldo. L'inferiorità numerica non si nota e i biancorossi continuano a spingere, al minuto 26 trovano il vantaggio. Pennellata di Floriano per Iadaresta che con la sua specialità e il colpo di testa batte ancora Castaldo per il 2-1. Al 94esimo di Cesare e lo stesso Iadaresta falliscono il tris, ma poco male, domenica qualche bottiglia di champagne salirà sul pullman per la festa, è solo questione di giorni.